Ringrazio Dio voi per il regalo di oggi, perché è stata una bella discussione, molto molto utile per il lavoro che anche io, la Sede Confederale, dobbiamo assolutamente mettere in piedi. Sono spunti davvero interessanti, anche spunti originali, non banali. E soprattutto quello di cui vi ringrazio, perché date la giusta dimensione ai problemi che abbiamo di fronte, no? Senza faciloneria e senza panico, no? La giusta dimensione. Questo non è un momento qualsiasi, è un momento speciale, e il primo sforzo che dobbiamo fare, secondo me, è di non confondere gli effetti con le cause. Dobbiamo tenere presente bene ogni volta perché accadono delle cose. Questo non lo dico perché noi dobbiamo dimenticare i doveri che abbiamo, o le incombenze che abbiamo, o le modificazioni profonde che noi dobbiamo favorire al nostro interno, o di una nuova mobilitazione che ci deve essere da parte nostra, ciascuno e collettivamente, no? Che è chiaro, lo si scorgeva anche dalla mia profonda convinzione, che oggi più che mai noi molti stereotipi li dobbiamo abbandonare, dobbiamo tornare alla nostra missione con molta più forza di prima, da quello che dite, raccontate, che uno racconta quello che fa, non racconta quello che non fa. Si vede che avevo un radicamento molto forte con i posti di lavoro e così via, ma lì è la fonte della nostra legittimazione, e la contrattazione è la fonte della nostra legittimazione nel privato, industriale, nel privato dei servizi, nel pubblico e nel sociale. E in verità, e di questo dobbiamo essere orgogliosi, noi siamo stati protagonisti importantissimi, stavo dicendo esclusivi, ma importantissimi, nel disegnare le nuove relazioni industriali, almeno nell'averle disegnate. Ecco, io penso, dico, che qualche risultato è venuto, però noi lì abbiamo qualcosa che scarpeggia, cioè non abbiamo lavorato fino in fondo per sfruttare al massimo questo grande cambiamento che abbiamo procurato, no? Perché abbiamo fatto delle cose importantissime in questi anni. Abbiamo inverato opinioni e desideri che avevamo davvero da decenni, no? Tra mille difficoltà, mille traversie, e anche l'accordo sulla rappresentatività e sulla rappresentanza è una perla importante dell'epoca importantissima che abbiamo vissuto. Abbiamo cambiato tutto lo strumentario necessario per fare vero sindacalismo. Lo abbiamo fatto tra mille avversità, anche e soprattutto all'interno del sindacato. Le classi dirigenti non ci hanno seguito, i giornali, state attenti ai giornali, e state attenti al giornale, state attenti, perché più passa il tempo, io questa opinione l'ho sempre avuta, loro va bene solo quando stanno nei guai, e va bene solo quando litighiamo tra di noi. Quando fai una buona cosa non interessa un fatto di niente, perché i giornali sono dei proletari, li sapete, e gli stessi giornalisti non sono i giornalisti 30 anni fa, vanno perfino smarrito molti, ci sono alcuni valenti, figuriamo, rimangono ancora alcuni molto bravi, vogliono solamente leccare il sedere ai loro padroni, basta. E stanno avendo una funzione negativissima nel paese, sono gli untori loro del populismo, e lo fanno da diverso tempo. Quindi noi dobbiamo riconquistare la scena attraverso le uniche strumentazioni che abbiamo: contrattazione, contrattazione, contrattazione. Non esiste alternativa a questo, non c'è più nessun ostacolo oramai a questo, perché sia per quello che abbiamo disegnato, contrattazione di secondo livello, aziendale, territoriale e così via, e sia per le accuse strumentali che ci vengono appunto
dagli ambienti nostri avversari, che dicono, pensando, vengono a dire a noi, dovete abbandonare la contrattazione nazionale e spostarvi tutto sul locale e sull'aziendale, ecco, sia per la strumentazione che abbiamo e sia per le accuse che ci fanno, dobbiamo trasformare questa condizione in grande opportunità.